Salve ragazzi, sono Yata e bentornati su Dark Souls 3, più precisamente bentornati su Irithyll, nella Valle Boreale. Nel precedente episodio ci siamo fermati aprendo quello shortcut, ma poi evitandolo mi sono reso conto che c'era un'altra via che proprio non avevo visto, non so come, però mi ha fatto abbastanza rosicare visto che ci ho fatto 3-4 volte avanti e indietro, ovvero qui sopra. Qui è pieno di nemici, quindi skipperò più velocemente possibile. Tanto sono diventati praticamente la mia nuova nemesi, questi non morti. Che non so neanche cosa siano in effetti. Anima di guerriero sfinito. Perché sono abbastanza sicuro che ci sia qualcuno qua? Non c'è. Però sento dei passi. Pure sento dei passi. Ah, ecco perché sento dei passi. Go. Muori. Perfetto. Soltanto tre? Tostarello? Corona del Cavaliere del Gran Sacerdote. Cioè. E per capiamoci, voglio controllare l'oggetto perché ho riconosciuto quella porta lì davanti. Dov'è? Corona del Cavaliere del Gran Sacerdote. Ok, no, ho sentito che mi avevano qualcuno mi aveva aggredito. Ok, questo è quello mezzo caster che fa un pochettino come gli pare, però. Ah, io te li spreco anche tutti addosso, eh. Figliolo, non è che mi faccio tutti questi grandissimi problemi. Se non è lo scudo al 100% di riduzione del danno, ti attacchi a capo. Dicevo, ho riconosciuto questa porta. Noi la vedevamo da lì sotto, tesoro più avanti. Attacco in caduta. E infatti. Qui sotto siamo stati. Tanto non me lo ricordavo. C'è un loot che io non ho visto. Però so anche, quindi, se questo è il posto che dico io, che qui sotto ci deve essere un shortcut. Che ti ci porta tranquillamente, ma proprio tranquillamente. E infatti, eccolo qua. Sto sfruttando l'invincibilità dall'animazione. E si torna al falò. Ve lo ricordate questo, no? Tra l'altro vorrei sfruttare il fatto che so che c'è un boss, quindi per potenziare un pochettino la fiamma della piromanzia e altro. Quindi taglio un attimo e vado velocemente all'altare del vino. Ok, sono tornato a Irithyll. Adesso ho potenziato la fiamma della piromanzia di 1. Ho potenziato questa sempre di 1. E poi cos'altro ho fatto? Ah, ho alzato leggermente le statistiche del personaggio di forza e destrezza così che posso avere più varietà nelle armi. Ad esempio, potremmo usare, volendo, dov'è? Lo stocco, perché ho un anello che aumenta di 3 il. Mettiamola così, guardate. Allora, facciamo mente locale. Ad esempio, metto questo che aumenta la destrezza. Eccolo qua, che porta a 20. E adesso posso usare lo stocco. Che non è potentissimo, ma fa comunque fare i suoi bei danni li fa però in realtà, eh. Però no, almeno possiamo vedere anche il moveset. Ok. Non mi fa impazzire, devo essere sincero. Mi aspettavo qualcosa di meglio. Questo è bello. Che abilità? Posa. Ok, quindi posso usarla per fare questo. Oppure per. Che figata! Ne vale quasi la pena di tentarlo. Volendo posso usare anche quest'altro oggetto, ovvero lo spadone di Farron, rigorosamente a due mani, che altrimenti non ce la posso fare. Ora. Vedete? Faigo. Solo che non so quanto mi abbia portato dal punto di vista del danno. Volendo posso farci anche il parry. E. Che figata! Questo non l'avevo usato. Che figata. Potrei tentarci qualcosa? Anche se senza scudo è un casino. Senza scudo sapete che faccio? Senza scudo metto lo scudo che mi aumenta la rigenerazione della stamina. E andrò sì la prima volta allo sbaraglio contro qualsiasi cosa ci sia dietro. Dove sei? Un attimo, eccolo qua. Voglio provare così.
Questo ovviamente è rigorosamente dietro, tanto il parry posso farlo comunque anche con lo spadone di farro. E andiamo. Allora, qui è dove c'era lo shortcut. Ovviamente, brace. Vorrei tentare. No, ok, no, faccio più danno con l'accetta. Bisogna anche dire che non è potenziato e ho i requisiti minimi per usarlo, però faccio decisamente più danno con l'accetta. Eccoti, simpaticone. No, non ne vale la pena secondo me. Vabbè, però continuiamo così almeno fino alla nebbia. Diamogli un'occhiata. Così diamo una spirciata anche a com'è il boss. Non c'era un nemico qui? Vabbè. Varchiamo la soglia. Probabilmente moriremo, ma tanto vale farlo un try. Sullivan, il gran sacerdote, abbiamo avuto notizie da lui da parecchi oggetti. Tra l'altro abbiamo due oggetti suoi. È un caster, quindi non credo che serva molto. Vabbè. Casteriamoci anche noi. No, non è un caster col cavolo che è un caster. Vogliamo se riesco a colpirlo? No. Si schiva? Forse è meglio usare questo? Ok. Perché se schiva almeno. No, lo schiva uguale. Tra l'altro, se diventiamo invisibili è perché l'anello che ho messo per aumentare la destrezza ha la peculiarità di rendere invisibili le rotolate. E mi ha. Non mi ha ucciso, mi ha massacrato. Allora, eccoci qua di nuovo al secondo try contro Sullivan. Mo voi mi vedete che ho rimesso l'accetta, ma in realtà ho cambiato proprio il setup. Ho messo ogni singolo anello possibile e immaginabile per potenziare il danno delle nostre piromanzie. Voglio vedere, è pura curiosità, quanto gli faccio. Tanto ormai le anime stanno lì, non è un grosso problema, credo. Magari un colpo fatto bene. Credo si sia persa la parte del fatto bene. Non mi dispiacerebbe riuscire a colpirlo almeno una volta, però. Già sto facendo una cavolata, però se la sto facendo per un motivo. 320 danni. Non ne vale la pena. Mi pare che stavo a 280 prima. Senza considerare il fatto che in realtà. Uno dei bonus si applica solo se sono full vita, quindi. Ecco, 361, prima non si era applicato, infatti. Ecco, e ora quindi abbiamo già perso, perché non siamo più full vita. Colpisci. Ho finito il mana. Allora, questo è stato un liscio da parte sua, di cui sono tra l'altro molto contento. Però non sono molto propenso a voler testare la mia teoria sul parry, se si può pariare sto coso, perché non so se hai notato, ma in Dark Souls 3 non è che abbia brillato particolarmente in doti da parry. Va giù? Io inferisco un pochettino, eh. Che cacchio? Ah, quindi ha aggiunto doti magiche al suo repertorio. Che cacchio? Ah, aveva creato un clone. Credo di aver fatto bene a schivarlo quell'attacco. Ma se metto qua dietro a curare il mana? Per non saperne leggere né scrivere? Dov'è, dov'è? Ok, sì, ho cambiato l'anello perché quello che avevo prima non mi soddisfava particolarmente. Cosa. Ha ricreato nuovamente il. Ok. Ma però almeno è fragile il clone. Credo. Ma dai, dai. No, 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 no. Colpo cattivo. Colpo più cattivo. Va bene. Colpito e ucciso il clone, credo. Sì, non lo vedo più far cose. Dai.
Fammi riprendere un attimo perché mi sto leggermente inquietando. È un mostro questo, cioè è un mostro inteso come toro, quasi one shot, E credo tra l'altro di averlo anche parato. Ah, però, aspetta un momento. Sto notando una cosa. Il clone sembra mostrarmi quello che farà lui. Uno, due, mana pieno. Sì, credo che il clone mi mostri sempre comunque quello che sta per fare. In questo caso il clone è quasi un aiuto. Tranne quando lui si mette a fare cose così brutte. È morto! Anima di Sullivan, gran sacerdote. Devo essere sincero, me lo aspettavo. In realtà era tosto, ma mi ha messo veramente paura. Brace ripristinata. Ole. Ricordatemi, mai più fare sti test quando non devo, letteralmente. Allora, da lì si va avanti, però io vorrei andare. Altra pausa tattica per andare al santuario a spendere queste 30.000 anime, perché non sono da poco. Anzi, no, niente pausa tattica. Perché? Fatemi vedere un po'. Devo leggere l'anima e vedo già che ci sto, quello che... Anima di un demone... Anima di Sullivan, gran sacerdote. Sullivan, il gran sacerdote di Yrithil, imprigionò gli dèi della vecchia famiglia reale nella cattedrale abbandonata per dare l'impasto al divoratore degli dèi. Il divoratore degli dèi, se non mi ricordo male, è Aldrich. Oddio. Ho avuto un lapsus. Gli antichi dèi, visto che prima... No, vabbè. Mi sto zitto perché se dico una cavolata qui mi blastate tutti. Taccio. Facciamo che taccio. Allora, innanzitutto vorrei andare a vedere cosa posso farci con la sua anima. Perché se mi fa qualche arma che scala con le statistiche che sto portando su, ovvero intelligenza e... Mi sono sbagliato? Sì, mi sono sbagliato qua. Allora, Ludlet. Ciao. Sì, ho trovato un'anima malvagia. Credo sia malvagia almeno, eh. Spadone del giudizio e... Spadone profano. Allora, questo scala in intelligenza. Quest'altro non scala in niente. Quindi già tra i due sceglierò questo. Però mi serve 17 in forza che non ho. Vabbè, tanto leggiamoli entrambi. Spadone cerimoniale brandita dal grande sacerdote Sullivan nella mano sinistra. Nella mano sinistra. Rappresenta il giudizio della luna, ma la magia che le permea ricorda più da vicino la vera stregoneria. Il colore blu, più scuro persino della luna, più tetra, riflette la vera natura dello stregone Sullivan. Giudizio, assumi la posa per rilasciare magia oscura. Usa attacco normale per balzare in avanti un attacco potente rilasciando un arco di luce. Che figata! Spada cerimoniale vabbè, di Sullivan nella mano destra. Rappresenta la fiamma profanata. Quando era un giovane stregone, Sullivan scoprì la capitale profanata e l'estinguibile fiamma che giace nelle tundre oltre Yrithil e fu posseduto da un'ambizione bruciante. Fiamma profanata evoca temporaneamente la fiamma profanata. Scaglia di avanti. No. In realtà preferisco comunque questa. A parte che questo richiede statistiche ancora più alte. Preferisco questo, spadone del giudizio. Sì, tranquillo, non faccio tardi. Ora, ho 26.000 anime, ci potrò fare qualcosa, no? Ok. Sì, con comodo io potenzio l'intelligenza, però. Così aumenta anche un pochettino il danno da non so cosa, però aumenta il danno. E ho 10.000 anime, forse se arrivo... Ah, un altro pochettino. Allora, posso aumentare questo per aumentare il danno delle piromanzie che non sta aumentando. Posso aumentare anche l'armonizzazione. No, io vorrei andare ancora con l'intelligenza. Così facendo, in caso lo spadone fa più forte. Ora, ultima cosa prima di tornare a Yrithil, che mi sono dimenticato prima, che nel precedente episodio abbiamo trovato una scheggia d'osso del non morto, che possiamo bruciare qua. Olè. Viaggia. Sì, va bene qua. Sullivan il gran sacerdote. Allora, innanzitutto diamo un'occhiata a sto fantomatico spadone che abbiamo preso perché l'ho comprato senza neanche dargli un'occhiata. Spadone del giudizio, eccolo qua. Sì, lo posso usare però a due mani in teoria. Giusto? Uno. Perfetto. Diamo un'occhiata alle stat che neanche ho guardato.
107 in meno? Perché... Ah, non ho la forza, quindi anche a due mani non me li fa... Vediamo così. Non mi segna... Anche a due mani praticamente non posso usarlo. Che solata, vabbè, vediamo l'arma, l'attacco speciale. No. Magia oscura. Quindi devo tenere premuto questo. No, ok, questo mi piace assai, ma tanto, tanto, tanto. Ora mi ricarico il mana e vado a prendere il loot che era lì sotto prima di proseguire da quella parte. Ok, l'oggetto a quanto pare era l'anello del figlio del sole. Bisogna dire che effettivamente non dovevo cadere per prenderlo, però... ora, appena arrivo su, vi leggo la descrizione. Tra l'altro, st'anello contribuisce sempre di più a farmi pensare quello che sto pensando di Sullivan, però adesso vediamo bene. L'anello del figlio del sole... Non ho visto... È questo. Pensano notevolmente i miracoli. Anello del primogenito del sole, erede della luce di Gwyn, il primo signore. Il primogenito del sole fu un dio della guerra, prima di essere privato del proprio rango come punizione per la sua stupidità. Non deve stupire quindi che il suo nome sia scomparso dagli annali. Non dice niente, in effetti, come cosa. Tanto proseguiamo, e la cosa che mi turba è che gli antichi dei di cui forse si parlava nella descrizione di Sullivan potrebbero essere... È il momento di spirito oscuro, quindi prova a colpire con forza. Abilità richiesta e poi nemico più avanti. Stai attento a cenere. Chi l'aveva visto? Dai. Una è andata e l'altra è fuggita, fuggita. Tirati da scintillante. Non le avevo proprio viste. Sono un errore da parte mia, ma non le ho proprio viste. Cioè, sentivo il suono, ma pensavo... A Irithyll non mi stupisce il trovare un suono del genere. Frammento grande di Tanite, sempre buono da avere. E andiamo avanti. Ah, qui c'è un segno di evocazione di... Ma è sparito il segno di evocazione. Diciamo, non c'è più un segno di evocazione. Proseguiamo. Però spirito oscuro, o è una zona in cui c'è tanto PvP e quindi mi avverto solo di quello? Dio. Così, for fun. Oppure c'è un'invasione prescriptata che mi farà il culo. Non so come raggiungere quel loot. E qui non c'è niente. Però mi sembra un piazzale troppo ampio per essere messo così a gratis. Sento suoni, ma non capisco da dove vengono. Qui vedo gente morta, ma non capisco dove siamo, come sia morta. Ecco dove siamo morta. Ci sono gli invisibilini. Qui sono dei giganti morti. È inquietante quasi. Anima di guerriero sfinito, che sono 5.000 anime. Ho sentito rumore, ho sentito rumore. Ok, c'è una strega del fuoco là sopra che ci casta. Non credevo avesse tutta sta gittata e non credevo... In realtà non ha mai attaccato con queste cose le streghe del fuoco. Probabilmente grandi tenite. E avevano cose molto più a raggio ristretto. Credo. Ah, ne sono tre tra l'altro. Dai. No, no. Brace. Che cacchio mi rap... Non ho parole. Abbiamo scoperto che questa zona è l'inferno sceso in terra. Quindi, io direi di farmela correre. Magari muoio un'altra volta cercando di lootare il possibile. So che questi si sveglieranno, ma mi preoccupano di più gli stregoni, le streghe del fuoco. Ole, brace. E io penso che vi schifo allegramente, ragazzoni. Corriamo, corriamo, corriamo. Avevo dimenticato le streghe, giustamente. Ho detto
Mi preoccupano più le streghe e ignoro le streghe? Sono un imbecille? Non rispondete, per favore. Qui siamo al coperto, almeno. Ora. Via segreta più avanti. Oh. Che cacchio? Oh, una scaletta! Morto di nuovo. Non avevo considerato che mi seguivano fino a qua. Stupido io, tra l'altro. Ok, siamo nuovamente qua dentro. Tra l'altro, stavo pensando che probabilmente chiunque abbia messo gli omini li ha messi apposta per evitare che qui sia un posto sicuro, perché i giganti non possono entrarci, sicuramente. Sono troppo grossi. Che cacchio? Forse sono sceso troppo? Però vedo loot. Dicevo, i giganti non possono. Ok, c'è un'altra bestiola come quelle che abbiamo incontrato all'ingresso di Iridil. I giganti non possono scendere, le caster non possono colpirmi, però. Ah, ce ne sono due! Vuoi se mi metto da sto lato e quindi una delle due magari non mi vede? Sono partita in coppia? Se mi elettrifica l'acqua è un po' un casino. Ora è fogone tattico. Tra l'altro non ho neanche lootato quella cosa che sta lì al centro. Avete presente quando date per scontato che una cosa non vi possa colpire senza un vero motivo? Muori ancora. E mi ha ucciso il bastardo. Questa sarà la fiera della morte, proprio. Siamo nuovamente dove stanno le due bestiacce. Però prima vorrei prendere il loot. Sicuramente le farà aggrare entrambe. Resti umani, infatti. Ne ero abbastanza sicuro, ma qualcuno mi obbliga effettivamente a combatterle? A parte la mia stupidità, che a quanto pare è infinita. Tanto è solo questo, quindi magari se riesco a lootare questo. Gemma delle profondità. No, lì c'è qualcosa. Un momento, lì c'è qualcosa. Lì all'angolo. Prega? Magari si dà una calmata? Chiedi di entrare nel patto? Magari si calmano, magari si calmano. Se sono diventato un seguace di Aldrich, ma verrò ucciso uguale. Ok, il mio discorso era. Magari ci torno un'altra volta a uccidere questi, eh? Che ne dite? Quindi qui sotto si va per il patto con Aldrich. Bello a sapere, anche se in realtà devo ucciderlo, quindi. Vabbè, meno male che non gliel'ho detto a quella del Covenant, che sono venuto qui per ammazzare il principale. Anyway, è una stanza chiusa, quindi a meno che non droppano qualcosa questi. Dico, a meno che non droppano qualcosa questi, è abbastanza inutile insistere. Non ho capito cosa è successo, ma qui sotto non ci torno più. Già già. Allora, lì dentro c'era la scaletta a cui non voglio più andare, perché non ha senso, secondo me. Qui ci sono loot? Sto cercando di ignorare le streghe di fuoco e anche gli arcieri che sono probabilmente lì sopra, allora, che altrimenti non si spiegherebbe da dove prendo danno. E non sono streghe di fuoco perché non erano blu le streghe di fuoco. Sono diaconi delle profondità. Cioè, sono come i diaconi delle profondità. Vediamo un po' se c'è qualcosa qui. Bastardi. Bastardi due volte. Porta. Non si apre da questo lato. Quindi probabilmente ci sarà un modo più facile per fare sta cosa più in là. Io però ovviamente voglio complicarmi la vita e lo faccio adesso perché sono un po' sadico, forse. Qui c'è un loot, cioè il loot, che ho visto dall'inizio, credo. No, ho detto una cavolata. Sì, è questo qui. Frammento grande di Tanite. E diciamo non ne è valsa molto la pena. Allora, io posso andare lì sopra o seguire sto percorso che porta qui giù. Ora, io non so nello specifico. No, non porta giù. Sì, porta sia giù che su. Io non so nello specifico quale sia quello giusto, ma in questo momento, essendo molto inseguito,
Essendo vittima di un grave caso di inseguimento acuto, voglio qualsiasi cosa che mi metta in salvo. Penso sia anche comprensibile dal canto mio. Credo che questo video verrà lungo una quaresima, quindi io. Scorciatoia più avanti. Ah, ok, ho aperto uno shortcut. Perfetto, lì c'è il falò. Cosa, ottima cosa da sapere. Dicevo, quindi probabilmente lo dividerò in due. Magari uno più concentrato. Salve. Resta lì sotto, mi raccomando. Uno più concentrato magari sullo sconto qua, con Sullivan, e poi il secondo su qualsiasi cosa avverrà da qui in avanti. Ora, balconata molto bella, lì sotto, poverino, lui gi lì gira con un soldo falso e andiamo avanti. Solo che il problema è che ho tre. Loot. Il problema è che ho tre percorsi possibili, però è un mimic. Lo si riconosce dalla catenina. Quindi io, visto che non ho la voglia, che mi sono già stressato abbastanza con Sullivan. Non sembrerà, ma ho veramente messo di tutto in quei momenti. Perfetto. Usiamo il talismano di Lloyd per ottenere qualsiasi droppo abbia dentro. Sì. Lancia cerimoniale dorato. Che per me sta bene là. Il Mimic può farsi i fatti suoi, io mi faccio i fatti miei e andiamo avanti. Qui. Anel. Dove? Dove anello? Non capisco. Devo essere sincero, non capisco. Ring. Magari in inglese è qualcosa che mi sfugge adesso. Con la traduzione perde il senso, un po' come chest, grande baule avanti, cioè. Per riferirsi al petto di Guinevere. Ho la sensazione che qualcosa mi stia sfuggendo qui, eh. Ma tanto. Continuiamo ad andare. Salve. Non ti sei neanche mossa. Vabbè. Gemma semplice. Ok, non c'è niente. Diciamo che possiamo andare oltre. Quindi forse sta zona serviva unicamente per aprire lo shortcut, credo. Vediamo quindi la seconda via che avevamo pensato, ovvero sopra, sotto e c'è anche la. L'interno dell'edificio. Volevo. Stavolta. Non, io non ho usato il falò, vero? Sono un imbecille. Perché non ho usato. Ah, perché mi sta. Ero inseguito, ma vabbè, sono talmente vicino a dove. Ah, e qui si va semplicemente qua sotto. Ok. Buona a sapersi, che significa che non dovevo fare il giro ogni volta, ma potevo semplicemente. Qui corro il rischio di morire, però. Perché stanno gli invisibili. Però, ciccia. Anello pietra oscura. Dovrebbe aumentare la nostra resistenza all'oscurità. Non sono interessato a combatterci. Quindi, praticamente delle tre. Dei tre percorsi ci siamo ridotti implicitamente a uno, ovvero salire per l'edificio. Salve, signor. Ok, sei ostile. Per un momento ho pensato che magari potesse. Oh, ma c'era un loot. No, è solo la neve bianca. Per un attimo ho pensato che potesse essere semplicemente neutro e quindi il primo che lo colpiva lo facesse incazzare. E invece no, ce l'ha proprio con noi. E ora possiamo salire, appurato che lì sotto non ci voglia andare. Saliamo. Ah, lì c'è un segno. Guarda, io qui leggerò parecchi segni perché. Prova a sinistra. Grazie. Perché è pieno di scaglie di titanite che di solito le otteniamo dalle lucertole di cristallo, quelle furiose, però quelle che praticamente spaccano il culo, letteralmente. E andiamo avanti. Avanti, nel modo di dire, perché qui non vedo. Ah, ok. Dicevo, non vedo. Ho avuto una specie di déjà vu. Appena ho sentito il suono, si è acceso. Il giocatore di Dark Souls 1 che è me. E infatti sono preso anche la lancia. Proprio come un giocatore di Dark Souls 1. Ok. No, dai. Vabbè, stavolta l'hanno fatto più largo, però. Credo che questa sia una citazione più infame che abbiano mai messo in un Souls. Il ponte di Anor Londo, il posto più odiato dell'intero Dark Souls 1. Mica un posticino. Mica un posto da villeggiatura. No. Buono, stai buono. Silver Knight, stai buono. Che ancora non capisco perché voi siete qui, però. Che cacchio. Quanti ce ne sono?
Se mi metto qua sotto, no, magari un pochettino di protezione. Eh no. Oh, ci sono Silver Knight ovunque. E non è quello che mi turba, eh. È che sti Silver Knight ovunque sono tutti armati d'arco. Muori? Per favore, muori. È morto. Meno male. Ah, ma se sono come quelli di prima, questi non respawnano. Se ecco, spero, perché altrimenti è veramente un omicidio. Chiunque abbia pensato sta mappa è un assassino, ma di quelli grossi. Ok. Non dovrebbe avere tempo di tirare la freccia. C'ho avuto il tempo di tirare la freccia. Ma ho avuto anche il tempo di morire. Frammento di titanite. E frammento grande di titanite. Non ci sto capendo più niente. Devo tornare indietro. Spero che questi non respawnino, però. No. Momento. Questa lo conosco, sto posto. Questa è la tomba della Luna Oscura. Qui c'è. Questa è la tomba virtuale di Gwyn. No, che cacchio significa questo? Momento. Qualcosa mi inizia a sfuggire, eh. Ok, richiami, brace, torre. Oh cavolo, questo. Non è Anor Londo, vero? È Anor Londo. Oh cavolo. Seriamente? Sì, quello è il ponte. Allora, momento, momento, momento. No, 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 devo esplorare prima di qua. Non. Mi stanno venendo i brividi, ma devo trattenermi. Tra l'altro, qui prima c'era un faro. E lì c'era la tomba di Gwyn, che tanto si toglieva con l'anello della luna oscura. Momento. Proviamo a mettere l'anello del primogenito del sole. Sia mai. No. Non so se. Io prima non ho provato a rotolarci, quindi non so se è per quello. O sarebbe successo a prescindere. Questa è dove abbiamo combattuto contro Gwyndolin. Non troverai nemico avanti, grazie perché mi mette molto a mio agio. Questo è dove abbiamo combattuto contro Gwyndolin, il sole oscuro. E questa era la guardiana del falò, del fuoco, comunque, della luna oscura. Questa è virtualmente il luogo simbolico della tomba di Gwyn. Ovviamente Gwyn non era qui, però. Qui c'è della gente che c'è morta. Come c'è morta? È il momento di benedizione. Che vuol dire momento di benedizione? Qui c'era un falò, un forziere. Tesoro più avanti. Baule più avanti. Ah, ok, c'è qualcosa. Questo non è un mimic. Però per sicurezza, sapete come si dice, no? Anello dell'inversione. Diamo un'occhiata anche all'altro lato. E c'è qualcosa anche di qua. Credo. No, non c'è niente. Penso sia una mini citazione qui, perché in Dark Souls 1, quando si veniva qua, c'erano due bauli, di cui uno era già vuoto e l'altro conteneva l'armatura di Ottone, mi pare. Molta gente specula sul fatto che quello fosse vuoto perché la guardiana del fuoco della zona avesse già preso quell'armatura di Ottone per usarla lei stessa. Però, quella è pura speculazione. Comunque ho i brividi, e. Io sono super tentato di andare avanti, però voglio esplorare la zona con i Silver Knight sui tetti, anche perché credo che se barco se vado lì senza aver ucciso tutti quegli arcieri, immagino la fine che faccio. Se solo avessi un falò, ecco. Un altro giocatore di Dark Souls 1. Allora, capiamoci un attimo. Io sono venuto qua, ucciso, ucciso, ucciso. Volendo, cioè volendo, dovrei risalire, perché ho lasciato parecchia roba viva. Ah, questo non l'avevo visto. Però se scendo da qua, quelli mi fanno il culo. In caso di morte, però, sappiamo già dove tornare. Ole. Ecco, ti pare che stavo senza. Uno. Dos. Tres. Quattro. Oh, ci ho messo troppo, ci ho messo troppo. È morto anche tu. Frammento di titanite. Sta attento, è inutile.
Però ho ottenuto un Estus, quindi posso ricurarmi. No? C'è niente? Ah, era proprio inutile, inutile. Però ho la sensazione che questi risponeranno. Preferirei di no, caviamoci. Però avete presente quando sentite il peggio che sta per arrivare e poi rigorosamente arriva? Viacce. Schivata. Ah, ok, ha deciso che di voler adottare la tattica ti colpisco, cioè ci provo. Dai. Perfetto. Ci vogliono esattamente 4 sfere di fuoco e uno sputo. Letteralmente. Ora, che mi altro mi ero perso? Qui niente. Qui ci deve essere, infatti, ci deve essere l'altro Silver Knight che mi tirava le frecce prima. Vai. Sputo. Ora manca solo lo sputo. Tanto se continua a fare. No, 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 no. Lo sapevo, l'infamone. È morto. Frammento candido di titanite. Io voglio assicurarmi però che qui non ci sia nient'altro da fare. E infatti c'è qualcos'altro da fare. Momento, momento, momento. Posso fare la cosa geniale che non ci avevo pensato minimamente. Usa. Uso una brace e riacquisto la vita. Avete presente quando la genialità non funziona come deve e quindi vi viene solo dopo l'idea geniale? Ecco. Ceneri abitanti terre orientali. Devo controllarla tutta sta roba poi, perché ho trovato tanta roba. Comunque, qui abbiamo esplorato. Poi. Da qui siamo venuti. Salve. E credo che mi resti veramente soltanto lì. Ho quasi la pelle d'oca a varcare quella soglia. Cioè, quella soglia che ormai ho fatto girare. Quindi non è più una soglia, in realtà. Ah no! Qualcosa mi ha invaso. Mirra, seguace di Aldrich, ti ha invaso. Lucatiel, sei tu? A parte no, potrebbe essere tranquillamente un player. Lucia di Mirra. No, è un NPC. Ok, in PvP mi hanno detto lascia perdere le piromanzie e facci tutto il resto che hai. Il problema è che non ho nient'altro. Ecco, anche l'anello quello che ho. Anch'io avevo messo prima per lo scontro, che poi si è rivelato abbastanza inutile. Vabbè, già che ci sto e devo morire, preferisco esplorare. O magari farlo cadere così per sbaglio. Sapete, no? Le cose divertenti. Frammento grande di titanite. Lì sotto c'era un. Penso che qui la cosa quasi più intelligente da fare sia veramente non morirci, magari. No, 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 non cadere, non cadere. Puoi anche cadere adesso. Allora, qui c'è lo shortcut. E va bene. Ho rosicato a bestia per essere morto così. Sì. Tra l'altro forse potrei anche concludere l'episodio qua. Dipende da quanto. Sapete che vi dico? Ho avuto troppe emozioni per adesso. Chiudo l'episodio, magari lo. Quindi non lo divido chiudendolo qui. Io sarei voluto andare più avanti, però va bene. Però prima di interrompere il tutto, c'è una cosa che voglio fare, ovvero ho trovato della robetta interessante. Voglio leggerne la descrizione. Allora, innanzitutto abbiamo ottenuto. Dov'è? Resti umani. Prova del successo di uno dei seguitori di Aldrich, che attendono con pazienza il ritorno del divoratore degli dèi. I resti sono una parte più pesante del corpo umano. Sono destinati ad affondare negli abissi più profondi dove si tramuteranno in catene che avvincono questo mondo. Poi abbiamo. Dov'è? Proprio la prova del patto. Me lo sono perso. Vedete di farlo. Seguaci di Aldrich. Simbolo sacro della cattedrale delle profondità, indossato da chi attende l'arrivo delle acque profonde alla fine dell'era del fuoco. Equipaggialo per votarti al patto dei seguaci di Aldrich. I seguaci si assicurano che Aldrich, divoratore degli dèi, dorma indisturbato, manifestandosi come spiriti fedeli e dando la caccia a chi sconfina nella cattedrale in rovina. L'evocazione avviene automaticamente quando l'oggetto è equipaggiato. Quindi praticamente mi invadono chiunque perché sto nella zona. Ok.
che loro devono proteggere. Quelli erano PG, credo. Almeno il primo, il secondo era. No, il secondo, il primo probabilmente era un NPC in realtà. Araldo, Caduceo. No, mi servono oggetti chiave. Chiave. Ecco, ho due. Ok. Ceneri ricoperte di escrementi. Cenere sozza e oscura ricoperta di escrementi. È possibile che l'ancella e l'altare del vincolo sia in grado di trasformarla in qualcosa. O provarne la dolce acredine solo una volta ancora. Ok. Cenere oscura, invece questo è l'abitante delle terre orientali, credo sia. Cenere oscura di un mercante di armature di una terra orientale. Permette all'ancella del santuario di creare nuovi oggetti. Il mercante, capitano di una tribù di cacciatori, era un grande appassionato d'armi. Mi si è un attimo accesa la lampadina. Capitano della tribù di cacciatori, appassionato d'armi, è Shiva. Shiva dell'Est. Va bene, ragazzi, comunque, spero che il video vi sia piaciuto. A prescindere da quanto sia venuto, devo ancora vedere la dimensione. Come al solito, se vi è piaciuto il video, vi invito a mettere un mi piace o a condividere il video. E ci vediamo alla prossima, dove continueremo questa zona che non me la racconta molto giusta. Bene, ciao ciao e alla prossima!